A questo punto mi devo soffermare brevemente sulla dirigenza pubblica. In prima battuta occorre affermare che la materia deve essere innovata da parte della legge delega 124 del 2015, ma il relativo articolo 11 è stato reso incostituzionale da parte della Corte Costituzionale con sentenza 251 del 2016. Per comprendere al meglio la dirigenza pubblica occorre inizialmente prendere in considerazione la differenziazione che intercorre tra indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. L'indirizzo politico si sostanzia nell'individuazione da parte degli organi di governo delle scelte, dei programmi che poi si concretizzeranno mediante l'esplicazione dell'attività di gestione della dirigenza degli apparati pubblici. I dirigenti sono coloro che pongono in essere atti e provvedimenti amministrativi che possono vincolare l'amministrazione verso l'esterno, quindi verso soggetti terzi. Ad essi compete la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attraverso degli idonei capitoli di spesa e attraverso la gestione delle risorse umane. Sono altresì responsabili di tutta l'attività amministrativa, nonché dei risultati che devono essere conseguiti. Una prima norma molto importante per quanto riguarda la dirigenza pubblica è sicuramente il DPR 748 del 1972, ma a distanza di anni la materia è stata completamente riscritta dal decreto legislativo 80 del 1998. In particolar modo vi sono state delle innovatività per quanto riguarda la durata degli incarichi, per quanto riguarda l'accesso alla dirigenza che può avvenire mediante concorso per esami e anche una più netta distinzione tra indirizzo politico-amministrativo da parte del ministro e capacità gestoria dei dirigenti. Su questo impianto normativo è intervenuta la riforma Brunetta, la quale in primo luogo ha identificato il dirigente pubblico quale datore di lavoro pubblico, pertanto al dirigente compete la gestione delle risorse umane, nonché anche verificare la qualità, la quantità delle prestazioni che sono poste in essere dai dipendenti. Al dirigente spetta la valutazione di tutti coloro che operano all'interno degli uffici che egli dirige. Inoltre, ai dirigenti generali è stato affidato anche il compito di lotta contro la corruzione all'interno degli uffici. A fianco all'ampliamento dei poteri, visto però anche l'ampliamento delle responsabilità. Ciò emerge chiaramente anche dall'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale prevede, per esempio, che nel momento in cui ci sia l'inosservanza di direttive o nel momento in cui non siano raggiunti gli obiettivi prefissati, ci potrà anche non essere il rinnovo dell'incarico. Inoltre, innovatività vi sono state proprio per quanto riguarda il conferimento e la revoca degli incarichi. I dirigenti, presso ogni amministrazione, vi è un apposito ruolo per quanto riguarda i dirigenti suddiviso in due fasce. L'accesso alle fasce avviene tramite ciò che è previsto all'interno degli articoli 28 e 28 bis del testo unico sul pubblico impiego. Per quel che riguarda il conferimento degli incarichi, molto importante sicuramente è l'articolo 19 del testo unico, il quale prevede per esempio che occorre prendere in considerazione determinati criteri come la capacità gestoria, la capacità organizzativa, le attitudini, le esperienze pregresse anche presso sedi estere, nonché anche i risultati ottenuti presso altre amministrazioni. Agli incarichi, molto importante, non si applica al 2103 del codice civile. Gli incarichi possono essere revocati esclusivamente per ciò che prevede l'articolo 21, comma 1, primo periodo del testo unico sul pubblico impiego. Con il provvedimento di conferimento viene delineato l'oggetto, nonché vengono delineati gli obiettivi che devono essere conseguiti, mentre col contratto individuale viene delineato il trattamento economico. L'incarico può avere una durata anche inferiore ai 3 anni nel momento in cui il soggetto debba essere collocato a riposo e in maniera standardizzata comunque l'incarico può essere anche rinnovato. Detto ciò, in maniera molto breve, devo soffermare sui doveri e i diritti dei pubblici dipendenti. I doveri sono innanzitutto di stampo pubblicistico, riconducibili per esempio al dovere di fedeltà alla nazione, articolo 51 della Costituzione, ai principi di imparzialità e buon andamento, articolo 97 della Costituzione,
ai principi di democraticità della Repubblica, articolo 1. Inoltre vi sono determinati doveri che promanano dal codice civile, in particolar modo dal combinato disposto degli articoli 2104 e 2105, come il dovere di fedeltà, di obbedienza e di diligenza. Molto importante è anche l'articolo 98 della Costituzione, il quale prevede la cosiddetta esclusività, nel senso che il prestatore di lavoro pubblico deve prestare l'intera attività lavorativa a favore dell'amministrazione. In tal senso vi sono delle deroghe e molto importante è anche l'articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego. Il successivo articolo 54, sempre del testo unico, prevede che il governo debba adottare un codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Inoltre tale codice deve essere poi integrato presso ogni singola amministrazione. Detto codice è stato adottato con il DPR 62 del 2013 e vengono delineati i doveri, l'imparzialità, la buona condotta che deve essere utilizzata durante la prestazione di servizio e il divieto di chiedere o sollecitare regali. Possono essere sia accettati dei regali purché siano in modico valore, ovvero non debbano superare la cifra di 150 euro incluso lo sconto. A fianco ai doveri vi sono anche i diritti e ciò fa sì che emerga il carattere bilaterale del rapporto di lavoro. I diritti si suddividono in diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali. Tra i diritti patrimoniali sicuramente più importante è la retribuzione, che è una somma di denaro periodica che è corrisposta dall'amministrazione al dipendente per l'attività naturalmente lavorativa prestata. I diritti invece non patrimoniali possono essere per esempio il diritto alle progressioni, il diritto alle mansioni, il diritto all'ufficio inteso come la permanenza nel rapporto di lavoro, il diritto alla riservatezza soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione, in particolar modo dati sensibili con espresso riferimento allo stato di salute, il diritto alla pari opportunità tra uomini e donne, il diritto a usufruire del riposo, delle ferie, delle assenze, in particolar modo per malattia, il diritto sindacale, il diritto di accedere agli atti che lo riguardano in possesso dell'amministrazione. Detto ciò, mi devo soffermare sullo svolgimento del rapporto di lavoro e innanzitutto occorre in tal senso prendere in considerazione la differenziazione che intercorre tra orario di servizio, orario di lavoro e orario di apertura al pubblico. L'orario di servizio è il tempo giornaliero al fine di garantire la funzionalità della struttura dei pubblici uffici, nonché al fine di garantire i servizi all'utenza. L'orario di lavoro è la misurazione della prestazione lavorativa e l'orario di apertura al pubblico indica la fascia oraria all'interno della quale l'utenza può accedere ai servizi concessi dall'amministrazione. L'orario di lavoro si può articolare sulla base di diverse tipologie, o meglio, può essere articolato su 6 giorni, su 5 giorni, può essere a turnazione, può essere flessibile o plurisettimanale. Molto importante anche il lavoro straordinario, che non è altro che quello che è posto in essere successivamente al normale orario lavorativo e deve essere effettuato solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità relativi naturalmente all'attività lavorativa svolta. Per quanto riguarda il pubblico impiego e per quanto riguarda il lavoro straordinario e il relativo diritto al compenso, vi è un'ottima sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 5153 del 2016. Nei momenti in cui si parla di svolgimento del rapporto di lavoro, sicuramente molto importanti sono le ferie e le festività. Le ferie inizialmente sono contemplate all'interno dell'articolo 36 della Costituzione, il quale afferma che ogni prestatore di lavoro ha diritto a usufruire di ferie annuali e retribuite, alle quali non vi può rinunciare. Oltre all'articolo 36 trova anche applicazione l'articolo 2109 del codice civile al pubblico impiego. In giurisprudenza è stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 95 del 2016 che il diritto alle ferie è utile al prestatore di lavoro affinché egli possa recuperare le energie psicofisiche e possa dedicarsi ad attività ricreative, ad attività culturali.
ma ciò deve essere posto in essere attraverso un equilibrato contemperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi dei lavoratori. Per quel che concerne invece le festività, sono considerate tali tutte le domeniche, i giorni riconosciuti dallo Stato, nonché anche il santo patrono del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa da parte del dipendente. Per il riposo settimanale di solito coincide con la domenica e non può essere inferiore alle 24 ore. Molto importanti sono sicuramente anche i permessi. Quelli che citerò io adesso sono indicati in maniera analitica all'interno della contrattazione collettiva. Io li citerò a livello generale, anche se non si dovrebbe discostare molto da ciò che è previsto proprio attualmente nella contrattazione. I permessi possono essere divisi in permessi retribuiti, permessi non retribuiti e permessi brevi. I permessi retribuiti sono così suddivisi: 8 giorni all'anno per quanto riguarda la partecipazione a concorsi ed esami, 3 giorni in caso di lutto o in caso di decesso del coniuge e dei parenti entro secondo grado affini primo grado, 15 giorni in occasione del matrimonio e 18 ore annuali per motivi personali o familiari. I permessi brevi invece sono quei permessi che possono essere acquisiti per esigenze personali e corrispondono al limite della metà dell'orario di lavoro giornaliero. I permessi invece non retribuiti sono quelli che possono essere acquisiti al dipendente pubblico per la partecipazione a corsi di formazione. Oltre ai permessi appena citati, vi sono anche permessi molto importanti, indicati e disciplinati all'interno della legge 104 del 1992, nota come legge 104. In particolare è previsto che i lavoratori disabili possano usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito oppure a 3 giorni al mese, i quali possono essere acquisiti anche consecutivamente, naturalmente retribuiti. Tali permessi spettano anche ai familiari nel momento in cui debbano assistere una persona disabile in situazione di gravità purché non sia ricoverata a tempo pieno. Per familiari si tendono il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, anche se non conviventi. Tali permessi spettano anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado, nel momento in cui il genitore o il coniuge della persona da assistere abbiano raggiunto i 65 anni di età, siano affetti da una patologia invalidante o siano deceduti. Non sono concessi a più lavoratori nel momento in cui debbano assistere la medesima persona. Vi sono poi dei particolari permessi che sono concessi ai genitori nel momento in cui debbano assistere un figlio di minore età con grave disabilità, cioè emerge chiaramente l'articolo 33 della 104, nonché dall'articolo 33-42 del decreto legislativo 151 del 2001. Inoltre è previsto che per tutta la vita lavorativa il prestatore di lavoro ha diritto a un congedo straordinario di 2 anni per assistere una persona disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 42,5 del decreto legislativo 151 del 2001. Molto importante anche il decreto legislativo 80 del 2015 di attuazione al Jobs Act, in particolare l'articolo 24, il quale prevede che le donne lavoratrici oggetto di violenza in generale possano usufruire di permessi particolari. Oltre ai permessi, molto importanti sono anche le assenze per malattia, disciplinati scorrendo l'articolo 55 del testo sul pubblico impiego, nonché anche nella contrattazione collettiva. In particolare è previsto che il prestatore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro nel momento in cui si assenti per malattia per un periodo non superiore a 18 mesi, cumulando le assenze negli ultimi 3 anni. Tale periodo può essere anche raddoppiato purché ci sia la certificazione da parte dell'ASL. All'esito di tale periodo, nel momento in cui venga dichiarata l'indegnità assoluta permanente, ci potrà essere anche la risoluzione del rapporto di lavoro. Il trattamento economico che compete al prestatore di lavoro durante questo periodo è così suddiviso: intera retribuzione per i primi 9 mesi, 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi, 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi.
Nel momento in cui l'assenza per malattia si protragga per più di 10 giorni o comunque al secondo evento di assenza nell'anno solare, quindi alla terza assenza, la giustificazione dovrà essere effettuata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato. In ogni caso di assenza per malattia ci dovrà essere il certificato medico che il medico naturalmente dovrà inviare per via telematica immediatamente all'INPS. C'è anche la possibilità comunque che il certificato medico possa essere inviato alla casella di posta elettronica del dipendente, sempre dal medico naturalmente per via telematica, nel momento in cui però ci sia un'espressa richiesta da parte del dipendente. Inoltre, per quanto riguarda l'assenza per malattia, nel caso di visite, terapie o esami diagnostici, la giustificazione potrà essere provata presentando apposita attestazione anche in ordine all'orario rilasciato dalla struttura pubblica o privata in cui si è svolta la visita. Col decreto legislativo 75 del 2017, di attuazione alla riforma Madis, è istituito presso l'INPS un polo unico per quanto riguarda le visite fiscali, operativo dal 1 di settembre del 2017. Inoltre sono state variate anche le fasce orarie per quanto riguarda la malattia. Oltre alle assenze per malattia, molto importanti sono anche i congedi di maternità e i congedi di paternità. La normativa quadro è contenuta all'interno del decreto legislativo 151 del 2001, modificato dal decreto legislativo 80 del 2015. In particolar modo è previsto che la donna lavoratrice che sia in gravidanza possa usufruire per l'appunto del congedo di maternità e quindi non può essere adibita assolutamente allo svolgimento di attività lavorativa 2 mesi prima del parto e 3 mesi successivamente al parto. Delle ipotesi particolari di congedo di maternità sono poi contemplate all'interno dell'articolo 16-17 del decreto legislativo in questione, come per esempio complicazioni durante la gravidanza. Anche al padre lavoratore spetta il cosiddetto congedo di paternità, che ha una durata che equivale al congedo di maternità. La materia è disciplinata in maniera analitica all'interno dell'articolo 28 del decreto legislativo 151 del 2001. Tali congedi spettano anche in caso di adozione o in caso di affidamento. Inoltre, durante il periodo di congedo, il prestatore di lavoro gli sarà concessa un'indennità pari all'80% della retribuzione. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo sempre 151 del 2001, nel momento in cui il bambino non abbia superato i 12 anni di età, vi è la possibilità di ottenere un congedo per una durata di 10 mesi fruibile su base oraria o giornaliera. Molto importante sia per il privato che per il pubblico che nel momento in cui termini il periodo di congedo e il prestatore di lavoro rientri in servizio dovrà essere adibito alle mansioni che svolgeva precedentemente. Detto ciò, il rapporto di lavoro può subire anche delle vicende modificative, come per esempio il comando, cioè la prestazione lavorativa è svolta presso un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza. Il distacco, il trasferimento dalla sede di servizio presso un ente diverso dall'amministrazione pubblica, il collocamento fuori ruolo, il trasferimento presso altra amministrazione, naturalmente disciplinato dall'articolo 31 del decreto legislativo 165 del 2001, e anche il servizio temporaneo all'estero, disciplinato dall'articolo 32 del decreto legislativo sempre 165 del 2001. Molto importante è l'aspettativa. Con l'aspettativa si interrompe il rapporto di lavoro e si interrompe anche la retribuzione. Può essere acquisita per comprovati motivi personali o familiari, nonché anche per esempio per mandato sindacale, per mandato parlamentare. Molto importante per quanto riguarda il pubblico impiego che il dipendente pubblico può usufruire di 12 mesi di aspettativa per lo svolgimento di un'attività professionale o imprenditoriale. Ciò è previsto chiaramente dall'articolo 18 della legge 183 del 2010, la cosiddetta collegato lavoro.
tra le vicende modificative del rapporto.